E allora, mister, questi 12 giorni di ritiro, 13 col raduno, che cosa ha raccolto da questa squadra? Diciamo che la conoscenza reciproca sicuramente è una cosa sulla quale dovevamo lavorare, perché logicamente credo che dal punto di vista morale, soprattutto io credo che gli allenatori, cioè io penso sempre che un allenatore, cioè io mi reputo tale, non è solo la grande conoscenza che deve avere nel campo, ma sul campo, ma secondo il mio punto di vista deve trasferire anche delle emozioni, deve anche prendere una persona, farla venire al campo a allenarsi col sorriso. Siamo partiti chiaramente con una moralità, cioè un morale sotto i tacchi, perché la retrocessione fa dei danni importanti, però questi ragazzi qui insomma in questo momento stanno sgomitando, stanno riprendendo una strada molto importante e quindi questo è quello che abbiamo cercato con lo staff, con il direttore, con la società, di ricreare un certo tipo di focolaio o comunque di una scintilla che facesse scattare insomma, questo fuoco che dobbiamo avere tutti dentro per riuscire a fare un campionato importante. Lei ha dovuto ricreare per forza un gruppo che però presenta anche alcuni esuberi, per detta stessa anche dal presidente. Come si sono integrati questi giocatori all'interno della squadra? Come ho detto prima, cioè io ho visto in campo una grande disponibilità, poi non racconto bugie perché ci siete anche voi, quindi credo che a raccontarvi certe cose senza la vostra, come si può dire, visione sarebbe come raccontare delle bugie. Credo che ci sia grande disponibilità, siamo contenti, secondo me deve essere solo l'inizio di quello che deve essere una stagione comunque ricca di intensità lavorativa da parte di tutti quanti noi. Volendo giocare con le percentuali, a che punto è questo Palermo nell'assimilazione delle sue idee calcistiche? Ma obiettivamente ci sono delle cose che le sto vedendo, come la trasmissione veloce, come qualche l'azione per esempio di Alesami che ha fatto gol, è stata un'azione secondo me molto bella, molto rapida. Credo che l'attacco alla linea possiamo migliorarlo ancora. Credo che la circolazione di palla possiamo ancora essere più veloci e più precisi, però siamo sulla buona strada perché la disponibilità dei calciatori c'è e quindi questo mi riempie di grande soddisfazione. Con quale spirito adesso continua il lavoro a Palermo? Lo spirito, speriamo che il clima non sia veramente devastante perché il caldo sicuramente si farà sentire, quindi dovremmo riuscire a fare un lavoro di un certo rilievo, partendo da questo, dove ci siamo conosciuti, dove adesso invece di spiegare a più riprese determinate cose, anche dal punto esclusivamente morale, credo che siamo a buon punto. Insomma, mi fa piacere vedere anche la squadra che sta insieme, che gioisce insieme dopo un gol. E, insomma, stasera so che insomma, la squadra avrebbe piacere insomma, di ulteriormente fare gruppo, quindi io sono molto contento di quello che sto vedendo. Struna centrale a 3, Rolando a sinistra o il bomber Lagumina? Quale di queste tre è la sorpresa che più l'ha stupita? Obiettivamente nessuna delle tre, devo essere proprio sincero, perché conoscendo, cioè, la cosa che deve passare, secondo me, è che la conoscenza dei calciatori da parte del direttore e del sottoscritto, insomma, una conoscenza molto buona, cioè cerchiamo di portare giocatori funzionali e quindi obiettivamente questi giocatori sappiamo le caratteristiche che hanno e quello che potrebbero fare. Sinceramente, l'ho detto anche prima, sono sorpreso forse positivamente dalla disponibilità di tutti. Questa per me è una grande sensazione. E me ne fa insomma, mi fa orgoglioso perché non è semplice. Mister, l'impostazione di gioco con l'inserimento di Muraschi in regia potrà cambiare un po' le geometrie? Perché abbiamo visto più che altro azioni partire dalle fasce piuttosto che imbastire proprio dal centrocampo. Beh, allora, qui è un discorso prettamente tattico. La squadra avversaria ha giocato con un vertice alto, due interni, quindi le vie centrali erano molto intasate. La linea difensiva era molto stretta e per forza di cose dovevamo andare via per vie esterne. Ecco perché secondo me la squadra deve avere dei principi e non degli schemi. La macchia di questo ritiro è l'infortunio di Ingenieri. Ci penso ogni giorno perché è un giocatore sinceramente al quale non è che sia legato più degli altri, però l'ho allenato 2 anni, so quanti sacrifici ha fatto questo ragazzo qua, so quanto ha lavorato quest'estate, so quanto ci teneva. Vorrà dire che tutti i ragazzi insieme faranno magari quello
quell'1% in più per regalare anche a Andrea una soddisfazione importante che merita come uomo. Mister, in questo ritiro tanti giovani da valutare, le faccio due nomi, Accardi e Fiordilino, possono essere magari parte anche del Palermo in Serie B? Ma adesso su due piedi non è una, è una valutazione che mi fa piacere fare insieme alla società prima, però credo che sia Accardi che Pirrello che Fiordilino e Lagumina siano giocatori che noi vorremmo tenere sicuramente, sì. In questi giorni gli incontri col Presidente le ha dimostrato fiducia ulteriormente verso il lavoro? Beh, insomma, credo che sia un po' presto per mandarmi via, insomma, no? Era quello che... No, sinceramente no, ma al di là dei risultati... No, il test di oggi era un test, conoscendo gli avversari, non era facile perché ci hanno creato delle difficoltà ben precise, sono più avanti di noi come preparazione. Sapevo che si fanno incontro a delle figure di M notevoli quando si fanno queste partite qua a fine luglio e quindi ero molto preoccupato per l'avversario e ci hanno creato delle difficoltà, è inutile che stiamo qui a dire bugie. Per quanto riguarda il rapporto col Presidente è un rapporto di grande fiducia perché in questo momento stiamo facendo le cose secondo me con grande equilibrio, senza grandi proclami e soprattutto facendo quelle che sono le scelte funzionali per questo Palermo.